Gregor Samsa si svegliò da sogni angosciosi e si trovò trasformato in un mostruoso insetto. Era disteso sul dorso. Cosa mi è accaduto? Pensò. Non era un sogno. La metamorfosi di Franz Kafka, un classico per tutti. Talos, lo storpio, pastore tra i pastori. Britos, l'intrepido, nobile tra i nobili. Due fratelli separati in nome della legge più crudele di Sparta. Il fato li riavvicina, fianco a fianco, nella lotta contro gli invasori persiani. Lo scudo di Talos, di Valerio Massimo Manfredi. Un romanzo di passioni politiche e di affetti. Tutta colpa di Garibaldi? Tutti coloro che lo conobbero o lo incrociarono solo per poco tempo ne notarono il carisma assoluto, l'integrità morale, la capacità unica di persuadere chiunque e di trascinare con sé il popolo. Ma tutti quelli che lo conobbero più a fondo ne ricordano anche la vita privata non esente da debolezze ed errori. Garibaldi, l'illusione italiana di Nicola Fano. Muhammad Yunus è il banchiere dei poveri, che 20 anni fa ha dato il via alla rivoluzione del microcredito, rivoluzione che dal Bangladesh si è poi espansa in altri 53 paesi. Le banche tradizionali non prestano denaro alle donne. Avendo un'occasione per uscire dalla propria condizione, la donna sarà quella che lotterà con più forza. La Grameen Bank è quindi un modo per far sparire la povertà dalla faccia della terra. I sicari dell'economia sono un'elite di professionisti ben retribuiti, che hanno il compito di modernizzare i paesi in via di sviluppo. Per 10 anni John Perkins è stato uno di loro e ha toccato con mano il lato più oscuro della globalizzazione in paesi come Indonesia, Iraq, Ecuador, Panama, Arabia Saudita, prima di farsi difensore dell'ecologia e dei diritti civili delle popolazioni sfruttate. Confessioni di un sicario dell'economia di John Perkins. Un'autobiografia appassionante come un romanzo. May Britt era stata per tutta la vita una brava casalinga senza troppe pretese. Tutto a un tratto ha visto il mondo con occhi nuovi. È incavolata a livello locale, ma anche a livello globale. Di Erlend Loe, giovane scrittore norvegese, Volvo, un prezioso vademecum contro la schizofrenia di una società dove tutto è possibile, ma rivoluzionare davvero la vita resta improbabile. L'unica cosa che viene concessa, se siamo abbastanza folli, è un piccolo ma fondamentale time out. In quanti modi possiamo consumare le castagne? In numerosi primi piatti, per arricchire arrosti e spezzatini, per realizzare ottimi dolci. Di Renata Molo, castagne, tante tante ricette. E come ci insegna il già citato Erlend Loe, una ricetta non deve essere una camicia di forza, è solo una proposta, uno spunto. E come si sa, alla fine è solo la vostra fantasia a porre dei limiti.